Amici e amiche, vi saluto qui dal nostro santuario del Perpetuo Soccorso a Roma. Siamo veramente contenti perché stiamo a vivere proprio questo giubileo del 150° anniversario dell'affidamento della icona del Perpetuo Soccorso ai nostri missionari redentoristi. Nel nostro santuario, come voi sapete, si trova l'icona originale e abbiamo vissuto già il 27 giugno dell'anno scorso l'inizio di questo grande giubileo. Anche abbiamo vissuto l'11 dicembre, e proprio il giorno in cui Papa Pio IX ha scritto la lettera in cui chiedeva agli agostiniani dell'Irlanda di offrire l'icona a noi. Una volta che questa icona è arrivata alla nostra comunità, c'è stato il bisogno di fare il restauro e poi il 26 aprile, una grande festa per noi. Abbiamo anche celebrato qui nel nostro santuario quell'evento così importante per la nostra congregazione, quando la Madonna è arrivata per la prima volta in questo santuario. Adesso, in questa occasione, io vi invito, a nome della nostra comunità, dei nostri redentoristi che stiamo qui a Roma, dei nostri laici, vi invito a condividere con noi questo momento importante. Il prossimo 27 giugno avremo grandi momenti di preghiera, di festa, di condivisione. La novena sarà aiutata dal nostro missionario Gilberto Silvestri da Bussolengo, che appartiene alla provincia di Roma, e lui farà una esperienza molto bella di contemplazione. Insegnerà a noi tutti alcuni strumenti per avvicinarci alla Madonna in un modo contemplativo. Ogni sera durante la novena, dal 16 fino al 24, avremo degli invitati nelle diverse lingue e anche diversi riti, così come è la ricchezza della nostra congregazione e della Chiesa. Ogni sera avremo anche degli eventi artistici. I giorni di festa più grandi ne avremo il sabato 25, la domenica 26 e il lunedì 27. Il 25 avremo un grande concerto che sarà fatto in modo di preghiera alle ore 16 e poi avremo una grande festa popolare con del folklore dei diversi paesi, canti, bali, danze e piuttosto condividere la vita e la gioia di essere una famiglia proprio intorno alla Madonna del Perpetuo Soccorso. La domenica 26 la grande celebrazione sarà a Santa Maria Maggiore alle ore 16, con una presenza del Padre Generale, anche un delegato del Santo Padre e tanti redentoristi e laici di tutto il mondo. In questo momento, alla fine della celebrazione, faremo una pellegrinazione, un pellegrinaggio un po' speciale per andare verso la chiesa di Sant'Alfonso, il luogo dove si trova proprio l'icona originale. Arrivando nella chiesa, avremo una breve liturgia per rinnovare il mandato missionario che Papa Pio IX ci ha dato 150 anni fa. Faremo un rinnovamento di questo impegno missionario con 12 icone che sono state benedette da Papa Francesco. Queste icone andranno a visitare tutte le comunità redentoriste del mondo. E il giorno ultimo delle feste sarà il 27, con una grande celebrazione di chiusura nel nostro santuario alle ore 18:30. Con questo momento di preghiera, noi ringrazieremo Dio per questo anno giubilare e anche continueremo a pregare Lui affinché la nostra congregazione non soltanto ringrazie, ma anche si rinforzi nell'impegno missionario con nuove forze e con nuova creatività. Vi invito a tutti voi a venire a condividere con noi le nostre feste al Perpetuo Soccorso. Un saluto di nuovo qui dal nostro santuario a Roma.